Io naturalmente ringrazio il professor Pontalti per lo stimolo e naturalmente ringrazio il dottor Mariani e il dottor Valchera per avermi invitato per la prima volta a parlare in questo evento del quale sono contento di partecipare, anche perché è ricominciato. Io sono sempre venuto alle giornate psichiatriche scolari e per me il fatto che non si siano tenute l'anno scorso è stata una mancanza, quindi adesso sono felicissimo di esserci a questa ripresa che auguro lunga e duratura. Diciamo che io farò una presentazione un pochino rapida, cercherò di non annoiarvi più di tanto, cercando di, questa è la mia outline che poi vedremo un pochino durante la mia presentazione stessa, cercando di non annoiarvi tanto e di darvi una piccola overview di quelle che sono le prospettive terapeutiche nuove, domanda, e alcune nuove magari realmente, che esistono per il trattamento del disturbo bipolare e delle forme comunque similari ad esso. Il disturbo bipolare oggi, lo dicevo io insomma un pochino prima, io non lo riconosco tanto più il disturbo bipolare oggi, perché abbiamo un'attenzione notevole adesso dei media su questo problema, per fortuna, rispetto a tanto tempo fa, quando bene o male era abbastanza negletto, il disturbo psichiatrico in generale negletto, ma il disturbo bipolare in particolare, con tutta una serie di articoli anche su riviste importanti come il New York Times, di cui vi segnalo in questo articolo, io le diapositive le lascio, quindi poi il link lo potete tranquillamente copiare, in cui in 10 righe vengono raccontate 7 storie di pazienti con disturbo bipolare, di cui segnalo la ragazza che vedete in mezzo, che è un'attrice teatrale affetta di disturbo bipolare, che per aiutare le persone a comprendere che cos'è la patologia ha portato in scena, ha creato una pièce teatrale su una donna affetta di disturbo bipolare. Particolarmente toccante invece il racconto del figlio della donna che vedete alla vostra destra, che è una madre, era la madre affetta di disturbo bipolare, che ha commesso suicidio perché alla fine si riteneva di essere un peso per i figli e quindi ha preferito la via estrema per non essere più di peso ai figli stessi. E di seguito sono 7 storie estremamente toccanti che vi consiglio di leggere. L'endorsement al disturbo bipolare è venuto poi dalle star. Per fortuna, nella lotta allo stigma della malattia mentale, specialmente anche al disturbo dell'umore, sono venuti in soccorso delle star. La più famosa possiamo dire che è Catherine Zeta-Jones, che ha fatto una pubblica dichiarazione. Prima ha detto veramente che era affetta di suo bipolare, poi ha detto no, ma non è proprio così, cioè io ho una forma di suo bipolare, poi anche perché si è attirata un sacco di attenzioni. Mel Gibson ha affermato di soffrire di disturbo bipolare, Richard Dreyfuss, molte star ce l'hanno fatta e sono diventate testimonial della campagna contro lo stigma, delle associazioni, per esempio dei pazienti con disturbo bipolare americane e internazionali. Alcune non ce l'hanno fatta, per esempio Kurt Cobain, John Belushi, Robin Williams, Carrie Fisher entro certi limiti, e quindi non è detto che la fama poi di una persona automaticamente comporti il fatto che riesca a sconfiggere la malattia. Che cos'è il disturbo bipolare nel nuovo millennio? Ce lo chiede anche Guy Gadwin. È un qualcosa su cui bisogna lavorare, cioè la ricerca clinica nel disturbo bipolare è un qualcosa sempre in fieri, però dice Goodwin che in realtà alcuni fattori, alcuni punti fermi possono essere trovati, e uno di questi punti fermi è per esempio la terapia farmacologica, su cui per fortuna, a differenza di tanti altri disturbi, ma anche di altre patologie, di altre patologie mediche o basti pensare anche quelle oncologiche, abbiamo qualche dato oggettivo. Per esempio abbiamo il dato oggettivo del litio, che è un dato tutto sommato incontrovertibile. Diciamo che in psichiatria abbiamo pochi farmaci che funzionano bene, due di questi sono il litio e la clozapina, e stranamente sono i due che molto spesso spaventano lo psichiatra, sentivo dire stamattina, proprio perché sono due farmaci che costringono lo psichiatra un pochino anche a fare il medico. Il che non guasta quasi mai, però diciamo che proprio per questo si tende a sottoprescrivere sia litio che clozapina. E ciò nonostante, saremo nel nuovo millennio, avremo i progressi della ricerca, gli studi fMRI, gli studi trials clinici randomizzati, controllati, avremo tutti quanti le straordinarie, come dire, progressi nella ricerca scientifica, ma comunque la diagnosi di disturbo bipolare rimane travagliata. Cioè comunque, nonostante ciò, rimane travagliata. Ma perché? Perché secondo me, almeno questa è una mia esperienza personale, io non vedo più i pazienti che vedevo 10 anni fa. Io non vedo più gli esordi MDI oppure DMI classici che erano descritti nei libri.
Io vedo esordi che possono partire su base temperamentale, che poi però sono modulati dalle influenze esterne, basti pensare agli eventi stressanti che abbiamo vissuto noi nelle nostre zone con il terremoto e quante slatentizzazioni di temperamenti sono poi evolute in un disturbo vero e proprio. Ma sono disturbi bipolari, cosa sono? E basti pensare al fatto che, per esempio, l'uso di sostanze ha modificato radicalmente gli esordi delle malattie, perché io non vedo più, per esempio, le manie euforiche. Non le vedo praticamente quasi più, vedo sempre le manie disforiche, la mania irritabile oppure le depressioni disforiche, cioè vedo quelli che sono gli stati misti e li vedo sempre. E noi sappiamo benissimo che poi è lo stato misto il problema serio della terapia del disturbo bipolare, perché se abbiamo la certezza che l'intervallo che il decorso MD risponde bene al litio, sappiamo anche bene che, per esempio, nello stato misto qualche difficoltà in più ce l'abbiamo. È per questo che io non potrei concepire, per esempio, una presentazione sul disturbo bipolare senza citare questo articolo del professor Cucopolo e di Nassir Ghaemi, che secondo me è un articolo che rappresenta qualcosa che dovrebbe essere letto da tutti gli psichiatri o tutti gli specializzanti o tutti coloro che si interessano di disturbo dell'umore, e cioè il famoso articolo sulla primacy of mania, che è un articolo geniale, breve peraltro, geniale, che dice come in effetti il cardine del disturbo bipolare sia la mania o la forma maniacale, e la depressione di fondo non è che una conseguenza del processo eccitatorio della mania. Noi abbiamo tantissimi trattamenti per la depressione. Quanti antidepressivi abbiamo? Una barca, serotoninergici non adrenergici, di vario tipo. Abbiamo quanti trattamenti specifici per la mania acuta, per esempio? Pochissimi rispetto agli antidepressivi. Quindi diciamo che in realtà il focus è un altro, tant'è che Cucopoulos, questa l'ho rubata al dottor Gabriele Sani, quindi mi scuserà se poi la vedrà, Cucopoulos diceva che abbiamo delle rivoluzioni in psichiatria, e diverse rivoluzioni sul trattamento profilattico, sui cambiamenti dei livelli ematici, sul trattamento della mania, ma queste rivoluzioni saranno sempre, ne aspettiamo altre, conseguenti sempre all'uso del litio. E questo deve rimanere un concetto, secondo me, centrale nel trattamento di suo bipolare. Ma il problema è proprio questo, il problema è che io adesso non vedo più i quadri classici di suo bipolare, ma vedo questi. Vedo gli stati misti, che già aveva descritto Kraepelin, che purtroppo però adesso stanno diventando tanto più frequenti, tanto più precoci, proprio perché slatentizzati, forse ci sarà una minore resilienza, forse ci sarà una base della genetica che si sta progressivamente accentuando, forse, anzi sicuramente, l'uso eccessivo di stimolanti, ma a partire dal caffè parlo, non solo di sostanze stupefacenti, poi ci mettiamo anche le sostanze stupefacenti, e succede che noi vediamo dei quadri sporchissimi in cui non sappiamo che diavolo di esordio abbiamo, che possiamo provare a ipotizzare che sia un esordio di tipo bipolare, ma non abbiamo la certezza che non possa evolvere verso un quadro francamente schizofrenico, perché sono completamente sporchi. E questo è il tentativo, è stato quello di cercare di dare una spiegazione con dei criteri diagnostici, questi sono quelli del professor Perugi, e questi sono quelli alla fine del DSM-5, che grazie a Dio ti ha introdotto lo specificatore con caratteristiche miste, perché altrimenti prima non potevamo solo inquadrarlo come un disturbo bipolare tipo 1, non potevamo assolutamente dire che però vabbè c'è un disturbo bipolare tipo 2, sta un po' irritabile, depresso, ma sta un po' irritabile, ma insomma, non potevamo dire che aveva uno stato misto, adesso lo possiamo grazie a Dio dire, ed è già qualcosa di più che almeno chiarifica le diagnosi. I like it, but I'm not gonna crack, questo è un pezzo della canzone Lithium di Kurt Cobain, dei Nirvana, direi di Kurt Cobain, è di Kurt Cobain, però diciamo dei Nirvana, perché in realtà a noi tutti i psichiatri dovrebbe piacere molto il litio, perché di fondo se noi ci chiediamo qual è il farmaco che ha la migliore prospettiva a lungo termine di riuscita nei trattamenti, ci dovrebbe per forza venire in mente il litio. Certo, è vero che il litio può funzionare meglio in alcune forme, per esempio il chiaro disturbo bipolare episodico con un recupero, con un intervallo libero ben definito, nell'intervallo MDI, nella mania euforica, eccetera. Funziona meno bene magari nei rapid cyclers, cioè nella mania disforica, eccetera, eccetera, ma non è che non funziona. Magari in questi altri casi dobbiamo fare qualcosa di più, aggiungere qualcosa di più, non solo alla terapia farmacologica, per far migliorare il nostro paziente. Ma di fondo le preparazioni a base di litio sono la pietra fondante di tutti i trattamenti a lungo termine, al breve e lungo termine, quasi sempre a lungo termine, disturbo bipolare.
Perché ci piace il litio? Perché innanzitutto ha un'azione chiara, uno dei pochi farmaci in psichiatria che hanno un'azione chiara antisuicidaria, l'altro è la clozapina però nella schizofrenia, e ha dimostrato questa azione antisuicidaria indipendente dall'azione sul disturbo bipolare, quindi quasi un'azione transnosografica, un'azione dimensionale del litio sul suicidio, sull'ideazione suicidaria, perdonate, un po' sul suicidio in genere, in tutti gli studi che hanno valutato questo tipo di manifestazione. Questa è la revisione famosa, insomma, la meta-analisi, scusate, di Cipriani, pubblicata sull'American Journal of Psychiatry nel 2005, tuttora attuale. Il meccanismo è indipendente probabilmente dalla patologia. Il litio fa un sacco di azioni sia a livello neurotrasmettitoriale, sia a livello intracellulare che a livello genico, quindi a livello del DNA. In realtà poi si pensa che l'azione antisuicidaria sia dovuta all'inibizione della glicogeno sintetasi chinasi 3, che è la base molto probabilmente di tutta una serie di cambiamenti intracellulari che possono rendere ragione di questa azione antisuicidaria, ma secondo me sarebbe riduttivo anche questo, ovviamente. Questa è l'azione che si pensa più rispondente antisuicidaria del litio. In realtà poi possiamo pensare che il litio possa agire anche in tanti altri modi. Il problema è che l'inibizione della GSK3 beta, è associata anche purtroppo a alcune collateralità del litio, perché riprendendo quello che diceva il professor Perna, il litio non è uno psicofarmaco, è un farmaco che agisce su tutto il corpo, lo sappiamo benissimo perché conosciamo benissimo gli effetti che fa sulla tiroide, sul rene e su tanti altri organi. Se noi però usiamo il litio in pazienti che hanno una forte ideazione suicidaria, gli andiamo poi a vedere un attimino la sostanza grigia cerebrale, noi vediamo che i pazienti drug naive hanno una ridotta, per esempio, volume della sostanza grigia cerebrale rispetto ai pazienti che invece fanno il litio. L'inibizione della GSK3 beta molto probabilmente favorisce anche il neurotrofismo cerebrale, o quantomeno, secondo alcuni, impedisce la degenerazione cerebrale, perché sicuramente voi sapete che la GSK3 beta è anche coinvolta, per esempio, nella la produzione della proteina tau, e quindi questo renderebbe ragione del cosiddetto effetto antidementigeno del litio, tutto da dimostrare, che però apre delle interessanti prospettive. E d'altra parte il litio, se facciamo un match contro gli altri stabilizzanti nel disturbo bipolare, è comunque chiaramente superiore per tutta una serie di motivi, ma anche per una questione, secondo me, di tollerabilità. Io non penso che l'acido valproico sia molto molto più tollerabile del litio. L'acido valproico, il Depakine, è un farmaco che i pazienti sentono molto pesante. I pazienti con il litio sentono il farmaco, ma lo sentono molto meno del Depakine. E questo è, non so se la mia esperienza è un po' rispondente alla vostra, è secondo me un fattore che poi ti aiuta, aumenta l'aderenza al trattamento a lungo termine, perché sappiamo bene che nel disturbo bipolare il problema dell'aderenza è centrale ed è terribile, perché noi sappiamo che quello che succede quando un paziente interrompe il litio e noi non glielo diciamo, ci aspettiamo il peggio quando un paziente interrompe, diciamo, qualunque trattamento, ma soprattutto quando interrompe il litio. Ora, il discorso è, se il litio a rilascio immediato, il famoso carbolitio che abbiamo usato e venerato per tanti anni, è stato sicuramente la pietra fondante, una nuova formulazione di litio è utile nella pratica clinica attuale? Perché secondo me è utile. Ce l'avevano tutti prima di noi. Molti dei nostri pazienti andavano a rifornirsi, per esempio, di quino, romo di pria o di litio nella farmacia vaticana, pagando cifre non male, perché poi ne dovevi ordinare un gran bel po' e ti arrivavano questi pacconi di medicina. Avere anche noi una formulazione di litio a rilascio prolungato ci aiuta, e sicuramente ci aiuta a ottimizzare la terapia, fondamentalmente agendo sulla maneggevolezza della somministrazione e, diciamo, sulla, come dire, minore fluttuazione dei livelli ematici del farmaco, e naturalmente quindi migliorando l'aderenza a lungo termine. Se io devo dare, per esempio, ai tempi noi davamo sicuramente 2, 3, 4 litio al giorno, carbolitium al giorno, quindi rilascio immediato, dicevo al mio paziente: guarda, io preferisco dartene 4 al giorno, 4 somministrazioni al giorno, più che 3 somministrazioni, però ti do 600 mg la notte, la sera prima di andare a dormire, perché sapevo che era meglio fare così, in quanto se dai 600 mg di carbolitio al rilascio immediato la sera prima di andare a dormire, affatichi i reni. Il che andrebbe anche bene se tu fai una terapia per un mese o due mesi, ma se prevedi fare una terapia per 10-15 anni, alla fine il rischio di patologie renali con queste somministrazioni molto intense di litio, specialmente notturne, quando tu poi vai a dormire, i reni lavorano, è un problema.
La formulazione del rilascio prolungato ci consente per esempio di superare questo tipo di problema. Come funziona il litio a rilascio prolungato? L'indicazione terapeutica copre un pochino, l'indicazione terapeutica, il litio a rilascio prolungato copre un po' tutta gli episodi del disturbo bipolare, quindi lo possiamo utilizzare anche in combinazione con tanti altri farmaci, non vi dico niente di strano. È una formulazione che più che in milligrammi si dovrebbe vedere un pochino i millimoli di litio. Una compressa contiene 12 millimoli di litio, e questo è molto importante soprattutto per la posologia, perché la posologia dovrebbe essere, almeno in un paziente che non ha mai preso il litio o il litio a rilascio prolungato, esattamente come da scheda tecnica, quindi fare nei giorni 1 e 2 mezza compressa, nei giorni 3 e 4 mezza più mezza, nei giorni 5 e 6 una più mezza e successivamente due compresse, che si possono dare la mattina e la sera, oppure si possono dare tutte e due la sera. Se uno le dà tutte e due la sera, l'avvertenza, il consiglio che vi darei io è quello di monitorare più frequentemente la litiemia, perché possiamo avere dei valori di litio un po' più alti rispetto alla somministrazione frazionata. Per il resto gli effetti collaterali, almeno gli effetti collaterali macroscopici, sono abbastanza simili a quello del rilascio immediato, ma non sono del tutto uguali. È vero che le controindicazioni assolute, cioè io ho notato spessissimo, dico, insomma abbiamo anche colleghi o specializzanti, leggetevi sempre le indicazioni e le controindicazioni, come fanno i buoni medici di base e i buoni colleghi di medicina interna, perché intanto partite da quello e non andate off label in un caso e non fate cavolate nell'altro caso. Per esempio, le controindicazioni del litio, a parte la ipersensibilità al principio attivo, sarebbero l'insufficienza renale grave, l'infarto acuto del miocardio, la sindrome di Brugada, oppure la l'iponatremia marcata. Io ho preso un caso, stamattina mi hanno chiamato dall'ospedale dicendo che ho azzeccato, mio malgrado, una diagnosi sindrome di Brugada in un paziente a cui volevamo impostare una terapia con litio, un disturbo bipolare a cui volevamo impostare una terapia con litio a rilascio prolungato, sulla base del fatto che, parlando con questo paziente, lui mi ha riferito che un 3 mesi fa aveva avuto un episodio sincopale, era stato al pronto soccorso per un episodio sincopale che poi si era risolto senza nessun tipo di problema e ogni tanto aveva qualche sensazione di svenimento non ascrivibile a una patologia psichiatrica. L'abbiamo inviato a consulenza cardiologica, il cardiologo ha ritenuto, sulla base di questi segni insomma anamnestici, di fargli un test alla flecainide e abbiamo trovato il segno di Nava, cioè l'ST, il famoso ST, come dire, a tenda, per cui questo è un paziente a cui se noi veramente gli davamo il litio rischiamo che gli facevamo noi un'aritmia ventricolare e lo uccidevamo, con le ovvie conseguenze medico-legali che questo può comportare. Quindi, diciamo, conoscere le controindicazioni è sempre bene. Poi è ovvio che bisogna tenere delle cautele nella somministrazione del litio, che non vi devo dire io, noi sappiamo benissimo che può bradicardizzare, che può causare sicuramente ipotiroidismo. L'ipotiroidismo da litio è un ipotiroidismo per cui si deve aggiungere qualcosa per contrastarlo, non togliere il litio. Vediamo se un paziente sviluppa l'ipotiroidismo dopo anni di terapia con litio e sta bene. La cosa più sbagliata che può fare un endocrinologo, non lo fa quasi nessuno, però qualcuno ancora lo fa, dice: no, sospendiamo immediatamente il litio e mettiamo l'Eutirox, cioè andiamo a togliere lo stabilizzante e mettiamo una bella benzina sul fuoco e quindi facciamogli fare una bella fase di eccitamento. È ovvio che noi lo sappiamo che il litio fa tutta una serie di effetti a livello della tiroide, quindi inibisce la captazione dello iodio, inibisce per esempio la formazione della il rilascio della tiroxina, altera la formazione della tiroglobulina, impedisce la deiodinazione della T4 in T3, eccetera, ma abbiamo la soluzione, nel senso che se c'è un ipotiroidismo e questo è un paziente stabile con il litio, gli diamo l'Eutirox e evitiamo di fare casini sospendendo il litio. Gli altri aspetti di tollerabilità possono essere degli effetti renali iniziali. Io per esempio con il litio a rilascio prolungato questi li abbiamo minimizzati, però esiste qualche paziente che può avere un aumento della sete, può sviluppare gli effetti renali del litio, si dividono in breve e lungo termine. Quelli a lungo termine speriamo di non averli mai, tipo la nefropatia interstiziale cronica, che credo, che spero veramente, che poi è il precursore della malattia, dell'insufficienza renale. Però gli effetti a breve termine, tipo il diabete insipido che deriva da una resistenza all'ormone antidiuretico, c'è nei pazienti, ma non per quello bisogna sospendere
il litio. Si possono mettere in atto delle terapie, grazie a Dio, efficaci, controllare sicuramente l'ipercalcemia, abbassare l'aumento del PTH tramite sicuramente altri mezzi, però no, la sospensione del litio è sempre un qualcosa che va valutata solo quando c'è bisogno. Le interazioni del litio con gli altri farmaci le conosciamo bene, sappiamo che i diuretici naturalmente possono provocare, specialmente quelli dell'ANSA eccetera, possono provocare una riduzione del sodio e quindi un aumento dei livelli di litio. Una cosa a cui bisogna stare un po' attenti è se un paziente fa una terapia cronica con farmaci antinfiammatori non steroidei, ma anche inibitori della COX-2, perché tendono a riassorbire a livello del tubulo prossimale il litio e quindi creare livelli maggiori di litiemia. Per cui un paziente, se prende un Moment ogni tanto, un Simflex per un mal di testa, non succede nulla, ma se c'è un paziente che fa questa terapia in cronico, bisogna monitorare la litiemia molto frequentemente, perché bisogna un po' vedere se per caso i livelli non si alzano fino a livelli tossici. E naturalmente esistono tutta un'altra serie di cautele. Questa è una tabella puramente didattica, riassuntiva, in cui si fa una equiparazione. Possiamo dire che bene male 300 mg di carbolitium equivalgono a una compressa di litio a rilascio prolungato, bene o male siamo sui 12 millimoli del rilascio prolungato, sulle 8 millimoli del litio a rilascio immediato. Il dosaggio più frequente, che può essere quello di 900 mg, corrisponde bene o male a due compresse di litio a rilascio prolungato e quindi praticamente a 24 millimoli. È ovvio che i pazienti che già sono trattati con litio non è necessario, anzi è assolutamente controindicato fare un washout, passano direttamente, se uno vuole farlo, al litio a rilascio prolungato. Ora, gli eventi avversi ne abbiamo parlato, io li ho riportati qui, però al di là degli eventi avversi molto pericolosi, io non ho eventi avversi, a meno che non cominciamo a avere, per esempio, il paziente non si fa un infarto, il paziente non comincia a avere delle alterazioni gravi della conduzione cardiaca, il paziente non comincia a manifestare intolleranza perché non riesce più a sopportare, per esempio, gli effetti cutanei dermatologici del litio, oppure non riesce, comincia a avere questa poliuria molto fastidiosa, o il tremore. Io ho visto dei colleghi sospendere il litio per il tremore da litio, quando ancora il tremore da litio era iniziale, quindi finissimo. E ho visto questi pazienti ricadere in modo bestiale, prendere poi alla fine dosi di litio che erano il doppio rispetto a quelle prima della sospensione. Il tremore posturale, il tremore da litio, che è simile a quello essenziale, di fondo beneficia moltissimo di un passaggio a una formulazione a rilascio prolungato. La stessa cosa, gli effetti collaterali gastrointestinali immediati, almeno per quanto riguarda la nausea, la sensazione di fastidio gastrico, sono molto minori con litio a rilascio prolungato rispetto al litio a rilascio immediato. All'inizio quello che potete osservare, almeno quello che ho osservato io, con litio a rilascio prolungato è un aumento un pochino della diarrea, un pochino un'alterazione dell'alvo, che però è abbastanza transitoria, rarissimamente l'ho vista persistere per più di un paio di settimane. È sicura tranquillamente con un antidiarroico banalissimo. Questo è un lavoro sugli effetti collaterali del litio che è sotto revisione, Sagadri and Clinical Neuroscience, quindi teniamo le dita incrociate e speriamo bene. Quindi, quali sono i vantaggi? I vantaggi è, a parte la diminuzione della severità degli effetti collaterali come i tremori, i crampi gastrointestinali, la nausea, il litio a rilascio prolungato, nella mia esperienza, dà meno sintomi cognitivi rispetto al litio a rilascio immediato. Questo sarebbe spiegabile dal picco che tu hai con l'Altimax, cioè che è di un'ora a due, del litio a rilascio immediato, e quello invece a rilascio prolungato sta sulle 4 ore, però potrebbe dipendere anche da altre azioni che purtroppo magari non conosciamo. Aumenta sicuramente l'aderenza alla terapia. Se io propongo a un qualunque paziente affetto a qualunque patologia di pigliarsi 3 medicine al giorno, 3 litio al giorno, magari gli faccio prendere un antipsicotico dopo pranzo, poi gli do la pasticchetta per riposare, magari gli do anche un altro stabilizzante perché la sera che non mi risponde benissimo al litio, gli faccio una politerapia in cui gli dico che tutte le sue giornate, tutte le ore delle sue giornate sono impegnate dall'utilizzo o dall'assunzione di una pasticca, è ovvio che purtroppo riduco l'aderenza. È anche vero che in alcuni casi bisogna farlo per forza, però la monosomministrazione sicuramente è molto comoda nei casi in cui noi possiamo usare il litio a rilascio prolungato da solo, senza add-on di antipsicotici o di altri stabilizzanti. Molto probabilmente i danni renali a lungo termine sembrerebbero inferiori
Non abbiamo molti dati, a dire la verità, su questo. Sembrerebbero inferiori col litio a rilascio prolungato rispetto col litio a rilascio immediato. C'è uno studio appena uscito, appena pubblicato dal professor Tondo sull'International Journal of Bipolar Disorder, se non erro, e dovrebbe essere quindi una rivista aperta, quindi senza bisogno di pagare, in cui il semplice esame della velocità di filtrazione glomerulare è in grado di farci capire se c'è un danno renale oppure se dobbiamo abbassare i livelli di litio, perché la VFG che fanno bene o male, la GFR, UFG che fanno bene o male tutti i laboratori, deve essere sempre superiore a 60 millilitri per litro per 1,73 metri quadri. Se è inferiore a 60 bisogna ridurre la dose, come succede spessissimo per esempio nelle persone anziane, quindi sì, si può iniziare una terapia anche in persone anziane con il litio, oppure si può continuare in una persona anche anziana una terapia con litio, fatto salvo ovviamente le interazioni con gli altri farmaci, monitorando questo semplice parametro, che è la velocità di filtrazione glomerulare, che tutti i laboratori fanno. Poi si possono fare le beta 2 microcobuline, si possono fare tanti altri markers, però tutto sommato basta fare una GFR e risolviamo. Naturalmente c'è una stabilità dei livelli ematici di litio con il litio a rilascio prolungato che aiuta. L'unica cosa che io ho osservato è che per mantenere un paziente stabile, se passa da litio a rilascio immediato a litio a rilascio prolungato, l'unica cosa che io vi consiglierei è di mantenere i livelli di litiemia nel sangue 1,01-1,02 maggiori rispetto a quelli che avevate prima con il litio a rilascio immediato. Osservazione personale, non validata da alcuno studio scientifico, però condivisa da alcuni altri colleghi. Gli svantaggi ci sono, perché comunque è sempre litio, quindi sono genericamente comunque connessi all'attività intrinseca del farmaco stesso. Se vogliamo darci una regolata sui livelli di litio da usare, possiamo rifarci a questo litiometer, al litiometro, pubblicato in un geniale articolo del professor Mali, che è un simpatico australiano che pubblica questi straordinari articoli su bipolar disorder, in cui esattamente ti dice un pochino con questa specie di termometro con i livelli di litio quello che noi vogliamo ottenere. Quindi se vogliamo avere come target la depressione ci manteniamo sui 0,4-0,8, vogliamo avere come target il mantenimento dobbiamo stare sugli 0,6-0,8, se invece dobbiamo attaccare una mania acuta dobbiamo andare almeno fino a 1 o anche qualcosina di più, senza superare gli 1,2, gli 1,1, gli 1,2, perché altrimenti rischiamo invece la tossicità notevole del litio. Semplice, simpatico strumento che tra l'altro consente, è anche portabile tranquillamente in tasca, me lo sono stampato, qualche paziente ogni tanto me lo vede, serve per misurare la febbre questo? Invece no, serve per misurare il litio. Si può fare, scusate la citazione filmica, miei cari drughi, ma insomma ormai dalla serata di ieri ormai sono andato in mania da film, gli antipsicotici long acting nel disturbo bipolare. Ora, io sono un convinto fautore dell'uso degli antipsicotici long acting di seconda generazione, sin dall'esordio psicotico, che sia esso maniacale, bipolare o schizofrenico, per una semplice questione, perché tutti gli esordi hanno un'aderenza pari a quasi a zero dopo il primo episodio. Pare che si possa fare, abbiamo il primo studio fantastico finalmente uscito in cui ci dicono che l'aripiprazolo long acting 400 mg è una terapia di mantenimento efficace nei pazienti con disturbo bipolare tipo 1. Attenzione, ce l'abbiamo ancora in scheda tecnica, è uno studio pubblicato da Joseph Calabrese sul Journal of Clinical Psychiatry, praticamente recentissimo, nel 2017, in cui si vede che in effetti quello che è che la ripirazolo a long acting funziona nel mantenimento, cosa che secondo me molti di noi sanno bene, perché di fondo forse lo hanno già usato qualche paziente con disturbo bipolare, però magari prima era un po' schizofrenico. Naturalmente l'efficacia è su qualunque, l'efficacia è rispetto al placebo, vabbè grazie, rispetto al placebo è facile, però in effetti la P è molto elevata, la forbice è molto elevata, l'efficacia è su qualunque episodio, quindi è efficace sia nella prevenzione degli episodi maniacali che nella prevenzione degli episodi depressivi, e nella mia esperienza è molto efficace anche, almeno negli schizoaffettivi, anche negli episodi quelli misti in cui non sai bene se in effetti si tratta di depressione o mania o si tratta di tutte e due. Ci sono delle evidenze sul paliperidone palmitato, però sono limitate a questo case report, a un altro studio, sono sempre due pazienti con disturbo bipolare e disturbo borderline. Questo è quello però più noto, è stato fatto dal gruppo del professor Altamura su tre pazienti, molto interessante, che dice che in effetti c'è un calo delle IAM Mania Rating Scales se tu usi 150 mg di paliperidone palmitato. 150 mg di paliperidone palmitato in un paziente bipolare mi sembrano abbastanza tanti, però da 100 a 150, però è già un ulteriore armamentario che noi abbiamo.
Ora sono però in pipeline tutta una serie di nuovi antipsicotici stabilizzanti nel disturbo bipolare. Uno dice: ma a che servono tutte queste robacce se abbiamo già tanti antipsicotici? Servono a evitare quello che Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, il dialogo che hanno in Il Lato Positivo, quando si fanno lo scambio, a dire: ah, tu che farmaco hai preso? Ah, io ho preso ketiapin, lithium, ma quelli mi hanno ucciso. E il trazodon? Ah, non ne parlavamo del trazodon, quello mi ha reso proprio idiota, mi ha steso. Di fondo lo sviluppo di nuovi farmaci, che siano antipsicotici, che siano nuovi stabilizzanti, serve per migliorare quelli che abbiamo al fine di migliorare la tollerabilità. Noi abbiamo pubblicato adesso una revisione, per esempio, della letteratura sull'urasidone, che è un nuovo antipsicotico che dovrebbe funzionare molto molto bene, per esempio, nella depressione bipolare. Chi vuole, se mi lascia, mi contatta via mail e glielo spedisco tranquillamente. E abbiamo anche pubblicato una revisione della letteratura su un altro antipsicotico. L'urasidone uscirà a breve, con il nome di Latuda. Questo altro antipsicotico è già uscito negli Stati Uniti e si può usare anche in add-on nel trattamento, per esempio, della mania, della schizofrenia e della depressione bipolare e unipolare, resistente ovviamente. E sembrerebbe avere anche un ottimo profilo. Questo è abbastanza simile a Abilify, perché è un agonista parziale dei D2, ma soprattutto dei D3, è un antagonista dei 5-HT1A, quindi ha un buonissimo profilo, per esempio minori effetti collaterali, un buon profilo cognitivo. Sembrerebbe funzionare, lo scopriremo quando arriverà. Ci sono nuove terapie somatiche del disturbo bipolare? Certo che ci sono. La terapia elettroconvulsivante è una nuova terapia, che non la usa quasi più nessuno. Ed è secondo me una delle cose più, a parte la terapia elettroconvulsivante è un vanto italiano, quindi dovremmo essere anche fieri che bene o male l'abbiamo inventata noi questa terapia, ma al di là di quello, la terapia elettroconvulsivante, se togliamo tutti quanti i pregiudizi ideologici che a me fanno anche abbastanza arrabbiare quando li sento su questa terapia, sappiamo che ha delle indicazioni ben precise, e negli stati misti refrattari al trattamento, quando non puoi dare il farmaco perché il paziente non lo tollera, gli hai dato l'impossibile, persino la clozapina, il paziente continua a stare male, può stare meglio con la terapia elettroconvulsivante, perché quindi non provare? Il problema è che sono pochissimi centri che adesso la fanno, e quindi con tutta la problematica di trovare i centri. Oppure nella terapia, per esempio, delle donne in gravidanza, in cui non vogliamo dare il Depakin per gli ovvi motivi. Il litio abbiamo un po' paura, anche se io ho condotto pazienti a gravidanza con litio senza alcun tipo di problema, senza anomalie di Epstein oppure senza sindrome neonatali, precise. Però se abbiamo paura, oppure se la paziente ha un forte rischio di teratogenicità, la terapia elettroconvulsivante negli episodi funziona molto molto bene. Di fondo, le conclusioni, e vi lascio, se no tra un po' commettete tutti suicidio come Will Coyote, vi lascio una frase però molto provocatoria di Frederick Goodwin, che è un professore, credo a St. Louis, credo che adesso stia, se mi ricordo bene, che dice: chi non può o non vuole usare il litio non deve curare i pazienti bipolari. Purtroppo sono d'accordo. Il trattamento del litio dovrebbe essere sempre proposto a tutti i pazienti cui noi facciamo diagnosi o presumiamo che abbiano una diagnosi di disturbo bipolare, perché il litio cambia la vita. È un po' come la clozapina nel paziente con disturbo schizofrenico resistente. Voi iniziate che il paziente è totalmente distrutto, gli date la clozapina, dopo un anno magari non lo riconoscete neanche più, perché magari perché è ben vestito, perché colloca, perché ha recuperato addirittura il senso dell'ironia, ti verrebbe pure l'idea, ma era schizofrenico, vabbè. Però il litio è un trattamento che molti miei pazienti, che lo fanno da tanti anni, dicono: dottore, guardi, mi può togliere anche un rene, sì, vabbè, cioè avrò pure la nefropatia interstiziale, mi tolgo il rene, ma il litio non me lo toglierò mai, perché il paziente che risponde al litio sa bene che poi sta bene e non ripagate più negli episodi come ce l'aveva prima. Naturalmente la formazione al litio a rilascio prolungato è utilissima per migliorare la compliance e la tollerabilità, sia breve, ma purtroppo le terapie con litio sono quasi sempre a lungo termine. Anche qui l'utilizzo degli antipsicotici di long acting stiamo avendo delle iniziali prove di efficacia, ma lo sappiamo benissimo che nella pratica clinica poi noi lo vediamo che gli episodi timici anche in un paziente con disturbo schizofrenico sono ben controllati dai nuovi long acting seconda generazione, però ancora non c'è alcuna indicazione in scheda tecnica. Consideriamola la terapia elettroconvulsivante, cerchiamo di, io mi sono fatto una lista dei centri che la fanno e ci sono dei pazienti che in effetti ne beneficiano perché l'hanno fatta in passato, e naturalmente aspettiamo anche l'uscita di questi nuovi antipsicotici tipo l'urasidone e la cariprazina,
e speriamo insomma di aumentare ulteriormente il nostro armamentario. Se poi in qualche modo qualcuno vorrà approfondire delle relazioni un po' questi nuovi trattamenti con l'urasidone e la cariprazina, ci saranno i futuri appuntamenti di Poliedra a San Benedetto del Tronto il 24 giugno e le giornate della follia a Teramo. Io sono teramano, quindi vi invito a partecipare. Grazie a tutti.